No grazie, l'ex ministro Mara Carfagna si tira fuori dai giochi per la scelta di un candidato sindaco a Salerno, anche e soprattutto perché ormai il voto è stato rinviato al prossimo anno e c'è tutto il tempo per trovare la giusta unità nel centrodestra, individuando il candidato migliore. Questa comunque è la risposta ad un possibile impegno in prima persona da candidata sindaco di Salerno. No, non credo, e c'è ancora un anno davanti. Credo che il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni ci permetterà di esprimere un candidato sindaco che sia espressione appunto di una classe dirigente che è cresciuta e si è formata sul territorio. Quindi andremo verso questa direzione. Da non trascurare poi per la Carfagna il possibile ricorso alle primarie, purché, ha detto, non si creino le stesse storture del centro-sinistra. Io non sono contraria alle primarie, credo di essere stata una tra i primi all'interno del mio partito a sostenere la necessità di fare le primarie per selezionare classe dirigente, anche candidati alla carica di sindaco, di governatore o anche di parlamentari, perché no? Attenzione però che le primarie non diventino né una guerriglia interna ai partiti tra bande contrapposte, né uno strumento permeabile ad infiltrazioni esterne, a volte anche molto opache, come per esempio è successo a Roma per le primarie del PD. E poi la questione alleanza con la possibile trasposizione anche a livello comunale dell'accordo nazionale tra Forza Italia ed Area Popolare, cioè NCD ed UDC. Beh, noi ci stiamo lavorando con un tavolo del centrodestra a livello comunale che io ho voluto con grande convinzione, con grande determinazione, che Antonio Roscia sta portando avanti con grande equilibrio. E l'obiettivo è proprio quello di chiamare a raccolta tutte le forze che sono alternative alla sinistra e al modello De Luca. Soltanto così si potrà sconfiggere un modello che è ormai arrivato al capolinea e che credo gli stessi salernitani vogliono sostituire con un modello che sia trasparente ed efficiente. Fin qui Salerno, discorso più difficile o comunque differente secondo la Carfagna per gli altri centri della provincia salernitana chiamati al voto. Ci stiamo lavorando con grande determinazione, ma è molto difficile perché a livello territoriale ci sono molto spesso ambizioni dei singoli con cui è difficile confrontarsi e spesso queste ambizioni dei singoli vanno contro quella che per me è un'esigenza primaria, cioè quella di riunificare il campo del centrodestra e il campo dei moderati. Non è sempre facile, però ci stiamo provando con grande convinzione.